Assessore Mauro Parolini, cosa può fare la Regione per la Valle Sabbia? Beh, intanto abbiamo messo a disposizione delle imprese una serie di misure, dall'ultima che abbiamo chiuso sul turismo, 35 milioni a fondo perduto per il turismo, i 300 milioni che mettiamo a disposizione su un bando aperto dal 5 di luglio che sta andando molto bene, si chiama Alvia, per l'acquisto di macchinari, per l'acquisto di hardware, software e per il recupero di aree dismesse. E poi ecco una serie di altre misure, ne faremo una anche sul commercio, analoga a quella del turismo, insomma una serie di iniziative che cerca di aiutare l'economia nel suo complesso. E poi cerchiamo di provocare la messa a sistema delle necessità e delle capacità. Enti pubblici, privati, associazioni devono sempre di più rendersi conto che solo da un lavoro comune, dal fatto di affrontare i problemi con una visione comune, una condivisione, permette di crescere. La sfida ormai è globale, da soli non si va più da nessuna parte. Allora la Regione sta mettendo in atto strumenti che servono a aiutare chi si mette insieme, con risorse, con energie, con anche normative. Abbiamo lanciato questo progetto che si chiama Attract, a cui hanno risposto 56 comuni, ce ne aspettavamo una sessantina, quindi è andata bene, di ogni dimensione, da Monza fino a Acquafredda, ecco, in cui sostanzialmente vogliamo dimostrare questo, che è possibile costruire una pubblica amministrazione amica di chi investe e di chi lavora. Questa è la sfida, credo che anche in Val Sabbia questo sia l'obiettivo. Poi bisogna partire dalla vocazione di ogni area. La Val Sabbia è una grande area industriale e questo fa parte del suo passato ma anche del suo presente e del suo futuro, perché queste industrie si sono evolute, sono diventate sostenibili, hanno saputo aprirsi a nuovi mercati. Ecco, noi vogliamo sostenere queste dinamiche e capire quali sono le altre direzioni in cui può andare l'economia della valle. Questa è la sfida di oggi, capire insieme come sarà la Val Sabbia fra 10 anni. Ecco, la Regione Lombardia c'è, ma c'è per aiutare chi si muove sul territorio più che per imporre soluzioni. Giovan Maria Flocchini, presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia, oggi si parla di economia di valle, quali sono i numeri, quali sono le prospettive? Le prospettive sono difficili come in tutto il contesto nazionale, credo che però la valle abbia ancora delle risorse importanti, stia ancora oggi investendo, sono imprenditori che stanno ancora oggi investendo, è chiaro che è una valle che sta cercando anche nuove vie, io credo che il turismo possa essere un'altiva interessante, così come credo che l'agricoltura possa ridiventare una parte importante dello sviluppo del territorio. È ovvio che l'obiettivo dell'amministrazione è quello di dare servizi, portare opportunità, quindi se penso agli investimenti che abbiamo fatto in questi anni sull'innovazione, sulla fibra ottica, se no sulla Smart City, credo che siano opportunità che mettiamo a disposizione del territorio, auspicando che poi il territorio, l'imprenditore della valle continui a investire sul territorio e mantenere forza lavoro nei nostri comuni. Crescita in Valle Sabbia, da dove si comincia? Si comincia dal 2017, che è l'anno in corso, che è un anno che presenta dei segnali positivi relativamente all'economia della valle rispetto ovviamente agli anni della crisi. Se guardiamo gli ultimi 10 anni, la valle evidentemente presenta un saldo negativo sia in termini di fatturato che in termini di numero di occupati rispetto a 10 anni fa. Se invece guardiamo gli ultimi 3 anni, possiamo dire che quest'anno, ma anche già dall'anno scorso, dal 2015, gli occupati stanno risalendo, l'economia sta ripartendo, ci sono dei segnali certamente positivi dati grazie al lavoro fatto dal centro studi di AIB, che ovviamente tiene monitorati tutti i dati relativi all'economia locale della Valle Sabbia. Io sono coordinatore della zona e quindi ci teniamo molto al fatto che i dati siano corretti e aggiornati. La banda ultralarga che è stata installata 2 anni fa ha aiutato ovviamente la valle a ripartire. La manifattura in valle è certamente il settore trainante rispetto ad altre zone della provincia di Brescia, qui la manifattura la fa da padrone, i servizi e diciamo l'agricoltura meno. In altre zone della provincia di Brescia agricoltura e servizi hanno magari un po' compensato il calo della manifattura. In questa valle qui purtroppo la crisi si è sentita più che in altre zone, fortunatamente i segnali positivi ci sono, speriamo che l'assessore Parolini e i sindaci locali del territorio stiano al nostro fianco e ci consentono di crescere ulteriormente.